Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù alla folla: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Alleluia. Il tratto di Vangelo che abbiamo letto è un brano del discorso di Gesù a Capernaum, capitolo 6 di Giovanni, dove egli parla della fede in lui, perché egli è il pane della vita che si spezza per noi o nella parola o nella carne sua, ossia nella parola fatta carne, l'Eucaristia. È bene che noi rileviamo alcune parole di questo discorso di Gesù. Voi avete visto e non avete creduto. Si può vedere il Signore, ma non credere, perché il credere è un atto di fede interiore. Possiamo vedere le opere esteriori di Cristo, il volto di Cristo, le mani di Cristo, le operazioni di Cristo, e non matura ancora in noi la fede. A quelli di Cafarno Gesù rinfaccia questo peccato. Avete visto? Avete visto operare me? Avete sentito quello che io ho detto? Avevate in mano una prova che io ero il Messia e non avete creduto. Possiamo avere così davanti ai nostri occhi le opere di Dio e non credere in Dio? Avere le opere di Cristo e non credere a Cristo? L'importanza della fede. L'altra parola è la vita. Chi crede alla vita, perché entra attraverso la fede nella vita. Vita ce n'è una, quella di Cristo. Tutte le altre cosiddette vite sono esistenza. La vita era nel Padre, e il Padre l'ha data al Figlio, e il Figlio l'ha data agli uomini, perché gli uomini vivono per il Figlio come il Figlio vive per il Padre, è detto. Gesù diceva: io sono la via, la verità, la vita. Fuori di me non c'è vita. Lui è la vita. Come allora noi diventiamo dividenti? In istante c'è Lui, come il traccio che è nella vite e vive perché è nella vite, come un innesto che viene messo dentro un ceppo vitale. Questo innesto ha la vita del ceppo,
perché viene innestato in quel ceppo. Così anche noi non abbiamo una vita per conto nostro, non siamo autonomi, né viventi autonomi, ma siamo viventi in quanto siamo innestati nell'unico vivente che è Cristo. Io sono la vita, voi tralci. Lui è il capo, noi siamo le membra di un corpo. Il Cristo totale, capo e corpo, sono la vita. Terza osservazione è che chi crede in Cristo risuscita, già è risuscitato e risusciterà totalmente nell'ultimo giorno, perché la resurrezione è dei viventi ed è lo Spirito di Cristo che, come ha risuscitato il corpo di Cristo, Paolo in Romani 8, così risusciterà i nostri corpi mortali. Per cui la nostra resurrezione è conseguenza dell'essere in Cristo. Chi non è in Cristo non risusciterà. E quando nell'ultimo giorno ci sarà la resurrezione finale, è detto che i figli della resurrezione per la vita andranno in cielo, gli altri andranno alla morte, resurrezione di morte. Per cui la resurrezione per la vita si deve al fatto che noi siamo in Cristo, nel risuscitato, nel vivente, e entriamo in Cristo se crediamo in Lui. I credenti in Cristo sono i soli viventi che hanno un futuro. I non credenti non sono iscritti nel libro della vita, non sono viventi, ma sono già dei morti. Diceva bene Gesù a quel giovane che voleva seguirlo e chiedeva di seppellire suo padre, prima di seguirlo: lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Dunque quelli che non credono in Cristo, per Cristo sono dei morti. Noi abbiamo creduto in Cristo e Cristo dice una bella parola per noi, è questa. Questa è la volontà del Padre, ecco la volontà salvifica di Dio, che io non perda nessuno di quelli che Egli mi ha dato. Noi siamo stati dati dal Padre a Cristo. La volontà del Padre dandoci a Cristo è che noi viviamo, non ci perdiamo, siamo salvi. Per cui Cristo si dà da fare, diciamo, perché nessuno di quelli che il Padre gli ha dato vada perduto. Di qui la volontà salvifica di Cristo, che è quella del Padre, ma soprattutto l'azione di Cristo incessante mediante il suo Spirito, perché non si perda nessuno di quelli che il Padre ha dato a Lui, dei credenti in Lui, e poi io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quanta consolazione ci viene da queste parole del Signore. Noi viviamo un'esistenza terrena, ma noi già abbiamo nascosta la vita, che è la vita della fede, che è la vita del Signore Gesù. Morendo, noi non moriamo. Passiamo da una dimensione a un'altra, in attesa che lo Spirito risusciti anche il nostro corpo mortale,
ma già il nucleo della nostra esistenza di vita, già c'è l'anima. Se l'anima nostra è in Cristo, se lo spirito nostro è nello spirito di Cristo Gesù, noi abbiamo la semente già nella terra buona, che è Cristo Signore, e noi abbiamo la sicura speranza che un giorno risusciteremo, non morremo. Questo alimenta la nostra gioia anche quando sentiamo il peso degli anni, e alimenta la nostra speranza quando sentiamo che uno dei nostri cari è partito per l'aldilà. I primi cristiani gioivano quando morivano. Noi piangiamo. La morte veniva celebrata come giorno di nascita, il natalizio, il Natale. Noi celebriamo il Natale quando nasciamo a questa vita, e cioè celebriamo con festa l'anniversario della nostra nascita, il giorno Natale, genetrioco. Invece il giorno Natale vero del cristiano è quello in cui muore. Il cristiano credente nasce alla vita eterna, definitivamente. Poi riprenderà il suo corpo. Ma già il suo nucleo vitale è in Cristo vivente. Questa gioia, questa sera è per noi, questa speranza è per noi, per cui anche le esequie di una persona cara sono vestiti di gioia, perché noi gioiamo questa sera, gioiamo di Francesca che è nata l'altra vita, risusciterà nell'ultimo giorno, secondo la parola del Signore, anche nel corpo, ma è già vivente in Cristo. E definitivamente, perché chi muore non è più esposto alla morte e alla vita, perché se è morto in Cristo è vivente per sempre. Questa è la nostra gioia, che dobbiamo comunicarci gli altri, e che deve anche entrare nell'animo di coloro che pur accusano il dolore per la perdita della persona cara, perché i vincoli di sangue li sentiamo tutti, e anche noi che abbiamo avuto Francesca come collaboratrice nostra, come vivente nel nostro gruppo, anche se ci troviamo che non lo vediamo più, gioiamo perché è morto nel Signore e nel Signore vive, in attesa di risorgere, come siamo in attesa noi di morire e di risorgere per la forza dello Spirito Santo. È in questa fede che noi troviamo la nostra consolazione. Amen.